Quali legami esistono tra l'arte e il mondo dell'occulto? L'arte contemporanea, in particolare, ha seguito mille direzioni diverse e spesso, per chi non è esperto, è difficile orientarsi tra stili e correnti tanto diverse. Tuttavia, tra le tante influenze che la pittura del XX secolo ha subito, ce n'è una, forse ancora poco esplorata. Ed è strano perché le idee e le credenze che esploreremo noi oggi hanno agito in maniera potente su molti pittori. Occultismo, teosofia e spiritismo hanno spinto diversi artisti a dipingere in un certo modo e a rappresentare mondi e personaggi fantasmatici, trasformando allo stesso tempo le idee estetiche di milioni di persone. Come scopriremo quindi oggi insieme a Strane Storie. Nel corso dell'Ottocento, soprattutto a partire dalla Germania, pensatori, artisti, intellettuali e anche un certo numero di persone con convinzioni occultistiche iniziarono a reagire in maniera sempre più forte al razionalismo e all'illuminismo che avevano dominato il secolo precedente, il Settecento. Questa reazione ben presto produsse conseguenze anche nella pittura di diverse aree del continente. In particolare, fece la sua comparsa la pittura simbolista, che si rifaceva già all'idea di inconscio della nascente psicoanalisi e a quella secondo cui la nostra realtà sarebbe affiancata da altre realtà, magari di tipo sovrannaturale. Guardate questo carboncino del 1878, è un'opera del pittore francese Odillon Redon e si intitola L'occhio come un pallone bizzarro si dirige verso l'infinito. È un'immagine molto famosa e molto suggestiva. Oppure ecco uno dei tanti dipinti dell'artista lituano Mikalojus Čiurlionis. È intitolato Il pensiero ed è un pastello del 1904. Vediamo all'opera qui una creatività prorompente che attinge all'irrazionale e che si nutrirà in maniera determinante della rinascita dell'occulto e della sua crescente diffusione tra le masse attraverso miriadi di pubblicazioni e di società dedicate a spiritismo e teosofia. Moltissimi artisti importanti o sconosciuti adotteranno quelle idee. Oggi ne scopriremo insieme tre, iniziando proprio dal primo di questi, un russo davvero dai mille volti. Ben trovati i naviganti del mistero e dell'insolito, io sono Massimo Polidoro e vi do il benvenuto a Strane Storie, la mia serie che ogni venerdì alle 13.30 ci conduce a indagare con gli strumenti della scienza e della razionalità enigmi e credenze ai confini del reale. Lo sapete, è una serie che riusciamo a realizzare grazie al sostegno di chi decide di sbarcare sulla mia isola del mistero, cioè la mia pagina Patreon. E se anche a voi piace Strane Storie, se vi piacciono le altre serie che realizzo e che condivido qui gratuitamente con tutti voi, beh, vi invito a unirvi, a venire con noi sull'isola del mistero. Ci aiuterete a realizzare questi e molti altri progetti e avrete accesso a centinaia di contenuti esclusivi che trovate proprio sulla mia isola, ma ne parleremo dopo. Questa, come sapete ormai benissimo, è una stagione molto speciale. Mi trovo in questo periodo all'Università di Harvard per un semestre di ricerca al Dipartimento di Storia della Scienza e dunque mi collego immediatamente con il me stesso di Boston per sapere come vanno le cose da quelle parti. Ebbene, ben trovati. Io mi trovo in questo contesto che sembra un po' un quadro di Escher o uno scantinato di Harry Potter, non so, sono effettivamente nei sotterranei della biblioteca Widener qui ad Harvard. E non sono fuori perché inizia la temperatura a farsi un po' freddina. Questa è la settimana del Thanksgiving, quindi i ragazzi, i docenti spesso vengono da fuori, insomma, quindi sono tornati nelle loro città, nei loro stati per passare le vacanze insieme alla famiglia. Quindi il campus è un po' deserto, questa biblioteca è abbastanza deserta, non ci sono corsi, ma a proposito di corsi vi ricordo i miei online che ci sono sempre e che fino al 27 novembre sono disponibili, vi potete iscrivere, insomma, davvero a condizioni di
di favore io vi incoraggio a farlo, perché sono un'esperienza che, come dicono tutte le persone che l'hanno fatto, a cui potete chiedere e trovate le loro alcune frasi, insomma, di quelli che hanno seguito il corso sul sito. Andate su massimopolidorostudio.com e potete scegliere un corso per capire meglio come ragionare in maniera critica e razionale, come prendere decisioni che abbiano che siano fondate sui fatti e non sulle reazioni, come riconoscere le notizie e le informazioni che ci arrivano, un corso per parlare in pubblico, per imparare a relazionarsi, per imparare a trasmettere qualcosa in maniera efficace, un corso sulla psicologia dell'insolito per capire come la nostra mente ci fa interpretare la realtà in maniera a volte paranormale o soprannaturale, oppure, se vi volete divertire durante le feste, un bel corso sul mentalismo con Maria Automatis, con cui condividiamo una serie di fenomeni straordinari che ovviamente sono basati su trucchi, ma che ci fanno capire anche lì molto bene come funziona la nostra mente. Andate sul sito massimopolidorostudio.com e scegliete quello che vi piace di più fino al 27 novembre. Ci rivediamo la settimana prossima. E allora grazie Massimo, e ora riprendiamo il filo del nostro discorso e torniamo a quello che scopriremo oggi, vale a dire i legami sottili tra artisti contemporanei e mondo dell'occulto. Il russo Nicolas Konstantinovich Rurik fu un personaggio per molti versi formidabile. È stato un esoterista e un artista, un inventore di trattati tra nazioni che avevano lo scopo di proteggere l'arte in caso di guerre e catastrofi, ma anche un viaggiatore instancabile in luoghi remoti dell'Asia e persino un bizzarro pensatore politico. Influenzato dall'estetica della Chiesa ortodossa russa, come del resto molti altri pensatori del suo paese, era convinto che gli slavi avessero una missione particolare di civiltà. Nato nel 1874, ebbe in orrore fin dagli inizi i sovietici e perciò dopo l'insurrezione bolscevica nel 1917 se ne andò a Londra con la moglie, dove ebbe successo e cominciò a produrre quadri a profusione. La guerra civile russa lo aveva convinto che il mondo fosse a una svolta decisiva e che sarebbe stato possibile salvare l'umanità dal caos soltanto grazie a una totale rivoluzione spirituale, oltre che politica, naturalmente. Partì così per gli Stati Uniti e lì concepì un progetto geopolitico imbevuto fino al midollo di occultismo. Questo progetto vedeva al centro una nuova grande superpotenza con la quale ben presto l'America avrebbe dovuto fare i conti, una grande unione tra Russia sovietica e Cina, che avrebbe preparato niente meno che la comparsa visibile di un misterioso capo occulto della Terra, il re di Shambhala, che da lungo tempo avrebbe vissuto in una città nascosta del Tibet. Con queste idee affascinanti, per quanto improbabili, Rurik riuscì a influenzare uno dei maggiori politici americani tra le due guerre mondiali, Henry Wallace, che fu persino vicepresidente durante uno dei mandati del presidente Franklin Delano Roosevelt. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Wallace cercò di sfidare in prima persona i due partiti americani tradizionali, quello repubblicano e quello democratico, ma i giornali recuperarono quei suoi vecchi rapporti con Rurik e l'attrazione ipnotica che nutriva per i suoi quadri e per l'occultismo. Il fatto che Rurik fosse un sostenitore dell'idea che la Russia godeva di un compito quasi sovrannaturale nel mondo diede il colpo di grazia alla credibilità di Wallace, che sparì quasi subito dalla scena politica americana. Fu con questo bagaglio di idee politiche e filosofiche che dal 1923 Nicolas Rurik intraprese lunghissimi viaggi in Asia, soggiornando in India, Tibet, in Cina. Ed è nel corso di quei viaggi, e anche dopo, che Rurik produsse una serie di dipinti nei quali l'occultismo della teosofia, il movimento fondato nel 1875 da Elena Petrovna Blavatsky, è protagonista. Ma dove si nasconde di preciso la magia nelle opere di questo artista russo? Oggi la pittura di Rurik è molto famosa, riprendeva tante cose dell'iconologia ortodossa, l'uso liturgico delle immagini sacre, insomma, ma quello che ci interessa di più è che cosa Rurik rappresentò di originale nella sua arte. Ebbene, ci aspettano davvero molte sorprese. I quadri di Rurik affascinano, non c'è dubbio, anche perché evocano in modo potente, anche a chi non ne sa nulla,
panorami esotici e realtà remote, panorami misteriosi che parlano dell'Asia, del Tibet in particolare, e di luoghi utopici, che non si capisce bene se Rerik abbia visitato col corpo fisico oppure se abbia voluto dirci che ci è andato in qualche stato di coscienza non ordinario. Oggi posso mostrarvi soltanto alcuni esempi della sua arte, ma credo che saranno sufficienti per trasportarci in un'atmosfera davvero particolare. Quindi eccoci nel Tibet, cioè nel cuore dell'Asia. Rerik ne tornò con idee ancora più bizzarre di prima, ma con risultati artistici assolutamente straordinari. È il caso di questo quadro, Issa e il teschio del gigante, in cui un uomo, identificato dallo stesso autore con Gesù, trascorre la sua gioventù segreta in Tibet al fine di istruirsi dai maestri occulti, una credenza diffusissima nell'esoterismo del XX secolo, prima di tornarsene in Galilea a predicare in forma velata le verità che aveva appreso. Secondo quadro, forse ancora più suggestivo, si chiama Il tesoro del mondo. Rerik ci mostra l'accesso al mitico regno di Shambhala, introdotto dal buddismo tibetano molti secoli prima, ma popolarizzato in Europa soltanto nell'Ottocento. Un regno mitico, secondo fonti indiane e tibetane, abitato da saggi bramani o da esseri illuminati. La teosofia fino all'Ottocento lo identificò con la sede degli esseri evoluti che componevano la Fratellanza Bianca, un gruppo di esseri originari, pensate un po', del pianeta Venere. Infine, ecco il terzo dipinto di Rerik. Rappresenta il maestro Moria, una delle figure guida che per Helena Blavatsky, la fondatrice della teosofia, sarebbe uno dei maestri occulti che l'avrebbero spinta a fondare il suo movimento. Insomma, Nicholas Rerik è davvero un esempio perfetto dell'enorme influenza culturale della teosofia sulle élite artistiche americane ed europee della prima metà del Novecento. Forse non a caso tornò dalle sue peregrinazioni, oltre che carico di quadri da vendere, di racconti fantastici sugli iniziati nascosti in città segrete, anche di storie su altre sue esperienze curiose. E già perché Rerik spiegò di aver visto strane cose nel cielo, tra le montagne al confine tra Tibet e Cina. Non disse mai quale significato dare a quei corpi volanti circolari che sosteneva di avere scorto tra i picchi, ma a quello ci penseranno altri anni dopo. Con i suoi racconti, infatti, Rerik annunciò anche l'arrivo di un altro mito moderno, uno dei più importanti, cioè quello dei dischi volanti. E c'è un altro artista, però, uno dei pesi massimi del Novecento, che stava per annunciare cose ancora più rivoluzionarie. Si chiamava Vasily Vasilievich Kandinsky. Proprio così. Uno dei pittori contemporanei sui quali l'occultismo ha prodotto un effetto decisamente importante fu anche uno dei padri dell'arte dei nostri tempi. Vasily Kandinsky è uno di coloro ai quali è attribuita la nascita della più grande rivoluzione artistica moderna, cioè la comparsa della pittura non figurativa, cioè dell'arte che decise in maniera programmatica di abbandonare la rappresentazione delle cose collegate con l'esperienza diretta, quella comune e che tutti possono condividere. Nel 1910 Kandinsky produsse un lavoro che alcuni ritengono il primo vero esempio di opera non figurativa. Si tratta del cosiddetto primo acquerello astratto. In realtà, questo quadro non ha nemmeno un titolo, ma è di sicuro interesse per noi. Macchie colorate ed espanse, forme che fluttuano nello spazio, a guardarlo si rimane in dubbio su che cosa rappresentino. Forse degli organismi viventi, delle grandi cellule, oppure delle luminosità dall'origine misteriosa. Beh, quelli erano i primi effetti dell'interesse a tratti quasi ossessivo che in quegli anni Kandinsky stava coltivando per l'occulto, il misticismo e anche per il paranormale nel senso più stretto del termine, tanto da praticare varie forme di meditazione e tecniche di visualizzazione di realtà misteriose. Kandinsky mise su carta le sue idee e nell'estate del 1910 terminò il manoscritto di un libro assolutamente insolito, ma che ben presto molti altri artisti, desiderosi di novità, lessero avidamente. Si intitolava Lo spirituale nell'arte e conteneva una dichiarazione perentoria. Il mondo visibile, a chiunque, con l'arrivo del XX secolo, era entrato in crisi. L'artista poteva soltanto ricercare e rappresentare una nuova realtà, quella delle forme interne, quello che finora era nascosto quasi a tutti. Il compito della pittura adesso era di enunciare una nuova teoria del colore e della rappresentazione dell'invisibile. Beh,
nel formulare queste idee e nel suscitare in modo così potente l'arte astratta, Kandinsky fu influenzato in maniera determinante dai maggiori teosofi di quel momento. Per lui fu davvero importante, in particolare, Charles Leadbeater, ma ancora di più la sua collega Annie Besant, con il suo libro Le forme pensiero, e poi una serie di articoli di Rudolf Steiner, creatore di una corrente di derivazione teosofica, l'antroposofia. Negli articoli di Steiner si ritrovano interi brani trascritti nei diari personali di Kandinsky. Quei brani riguardavano la vera passione di Kandinsky in quel periodo. Una delle cose di maggior successo nell'occultismo contemporaneo, cioè l'idea dell'aura. Che cos'era dunque l'aura? Stando a occultisti come Besant, Leadbeater e Steiner, noi avremmo quattro tipi di corpi. Il corpo fisico, lo conosciamo tutti, ma in realtà ne avremmo addirittura altri tre. Il corpo astrale, il corpo mentale e quello buddico. E poi ce ne sono altri tre, ma ancora più elevati, quasi inaccessibili. Ecco, l'aura sarebbe, secondo costoro, una specie di alone, un bozzolo luminoso, un uovo emanato dai vari tipi di corpo al di là di quello fisico. Ecco, lasciamo da parte questa volta il fatto che dal punto di vista scientifico non sia mai stato rilevato nulla di simile, anzi tutti gli esperimenti fatti per capire se davvero esistono persone capaci di vedere l'aura sono falliti. Ne racconto anch'io uno a cui ho partecipato insieme a James Randi nel mio libro Geniale, a cui vi rimando se volete saperne di più. Ecco, lasciamo da parte la scienza per ora e torniamo all'arte. E l'aura è proprio quella che spesso si ritrova in un modo o nell'altro in una parte importante della produzione di Kandinsky. I suoi colori, le rappresentazioni che galleggiano senza peso e senza alcun riferimento alla realtà sensibile, sono frutto, almeno in parte, dell'influenza che l'occultismo teosofico ebbe su di lui. Per fare un esempio, un quadro importante di Kandinsky, La Dama a Mosca, realizzato nel 1912, secondo molti studiosi fu influenzato direttamente da alcune specifiche rappresentazioni dell'aura presentate da Annie Besant e Charles Leadbeater nel libro da loro pubblicato anni prima. Quel libro, del resto, si apriva con un vero e proprio manuale dei colori, una chiave all'interpretazione del significato profondo dei colori che i medium e gli iniziati possono vedere intorno alle cose e agli esseri viventi. È la tavola che potete vedere qui. Kandinsky la terrà presente a lungo nella sua attività artistica. L'arte astratta, però, non è stata la sola corrente ad essere stata influenzata dal pensiero occultistico. C'è un'altra corrente artistica del secolo scorso che ha avuto legami con un diverso tipo di fascinazione per mondi immaginari e surreali. Sto parlando del futurismo, la corrente la cui nascita si deve al famoso Manifesto enunciato nel 1908 da Filippo Tommaso Marinetti. Il futurismo aveva il culto della macchina volante, della tecnologia, dei mezzi aerei sempre più veloci. Con la sua estetica e i suoi motivi, in una certa misura il futurismo annunciò l'arrivo di uomini di altri mondi, gli extraterrestri, questi superuomini sempre accompagnati dalle loro impressionanti macchine aeree. E proprio di un futurista italiano mi interessa parlarvi adesso, perché curiosamente questo futurista fu anche uno dei papà dell'ufologia in Italia. Il suo nome era Ernesto Michaels, nato a Firenze nel 1893 da una famiglia svizzera molto ricca e nella quale la passione per l'arte non mancava. Nella villa del nonno, sulle colline fiorentine, sviluppò ben presto i suoi talenti. Cominciò a dipingere, a disegnare, a scolpire e si affermò subito, anche perché era un giovane elegante, colto, davvero cosmopolita. Cominciò a firmare le sue opere con uno pseudonimo che era un palindromo, Tayat, ossia una parola che è possibile leggere in entrambi i versi, ed è dietro questo nome che diventerà ben presto celebre in Italia e anche all'estero. Tayat è uno spirito libero, avanti sui suoi tempi. Parigi è il luogo dove chiunque, come lui, può permetterselo, si può vivere di arte e di moda. Lui ci arriva nel 1918 mentre è ancora in furia la guerra in Europa e conosce Madeleine Vionnet, una stilista rivoluzionaria. Ricordiamoci del nome della Vionnet perché ritornerà tra poco e in un modo molto interessante. La guerra ha sconvolto l'Europa anche dal punto di vista psicologico e morale. Tutti i punti di vista, tutti i modi di ragionare precedenti sono venuti meno di fronte allo shock collettivo della guerra moderna, degli aerei, dei gas asfissianti, dei carri armati, dei milioni di uomini e donne morti nelle trincee o nelle città,
e anche per pochissimi metri di terreno. In questo cataclisma era cambiato anche il modo di vestire uomini e donne. Le crinoline, i cappelloni femminili di pochi anni prima, poco pratici e legati a ruoli tradizionali nella società e nella cultura, erano spariti in un attimo. Era ormai il momento di inventarsi l'abito dell'uomo e della donna nuovi, quelli del XX secolo, il secolo della tecnica, dell'acciaio, della velocità e della conquista del cielo e dello spazio. Sarà proprio Taillat nel suo soggiorno parigino a pensarci. Sì, perché Taillat è l'inventore di uno degli abiti moderni per eccellenza, anche l'ideatore del nome di quest'abito, vale a dire la tuta. Taillat presenta la tuta agli italiani nel 1920 sul quotidiano fiorentino La Nazione e subito è un successo enorme anche da noi. In ultima analisi, se noi oggi in italiano usiamo quella parola per indicare quello che indossano gli astronauti e magari anche i presunti extraterrestri in visita alla Terra, quelli della fantascienza e quelli dell'ufologia, ecco, lo dobbiamo proprio a Ernesto Michels e alla sua immaginazione. Ma questo doveva essere soltanto l'inizio di una vicenda molto più tortuosa. Vediamola meglio. Ai primi degli anni 20 del secolo scorso, Taillat decide che è giunto il momento di avere un grande spazio personale nel quale vivere, pensare e creare le sue opere. Lo individua in una località alla moda sulla costa della Versilia, Marina di Pietrasanta. Acquista un villino sul lungomare che per il suo colore è soprannominato la Casa Gialla e quel luogo diventa decisivo anche per il nostro racconto. Alla fine degli anni 20 prende a interessarsi in maniera quasi ossessiva di teosofia e di spiritismo. Addirittura a Trieste nel 1929 incontra Jiddu Krishnamurti, il teosofo indiano che per qualche tempo molti occultisti avevano considerato l'incarnazione del Buddha Maitreya, cioè il Buddha del tempo futuro. Ma insieme a tutto questo, ricordiamolo ancora, Taillat è affascinato fino all'eccesso dalla tecnica e dallo spazio. Per questo, oltre che un occultista, diventa anche un astrofilo e fa installare dei telescopi sul tetto della Casa Gialla. Vede in cielo e descrive meteore, aurore boreali, le disegna a colori in maniera magnifica, ma descrive anche cose più insolite che osserva in cielo. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale, che fa da spartiacque anche per lui, forse un po' anche per rimuovere questa fase precedente. Dopo la guerra cambia linea artistica e, messo da parte il futurismo, si ispira a temi tropicali come quelli dei dipinti di Gauguin. Ma in realtà il fuoco dell'interesse per i misteri del cielo e dello spazio cova ancora sotto la cenere. Ricordate Madeleine Vionnet, la stilista parigina che aveva fatto lavorare Taillat a Parigi? Ecco, nel 1951 questa donna salta in mente che quella faccenda di cui parlavano tanto i giornali francesi, cioè i dischi volanti, di sicuro avrebbe potuto interessare il suo amico italiano, e così raccoglie tutto quello che trova, i ritagli, spedisce poi in un pacco pieno di articoli di giornale e di ritagli sul mistero e li manda a Taillat. Ecco che così, sulla base di quella curiosità in questo modo stimolata, Taillat diventa uno dei primi ufologi al mondo. Già si interessava da 3 anni ai dischi volanti, quando nel 1954 in Italia e altrove esplode davvero la grande mania collettiva dei dischi volanti. Vi ricordate, abbiamo già raccontato quella colossale ondata di avvistamenti dell'autunno di quell'anno in un'altra puntata di Strane Storie, a cui vi rimando. Una conseguenza di quella clamorosa manifestazione collettiva, però, è che Taillat crea la prima vera associazione italiana di appassionati di UFO, diventando il papà di questa disciplina pseudoscientifica nel nostro paese. Era il CIRNOS, il Centro Indipendente Raccolta Notizie e Osservazioni Spaziali. Per il CIRNOS, Taillat inizia la prima raccolta sistematica di avvistamenti UFO italiani, distribuendo in lungo e in largo una scheda segnalettica sulla casistica. Poi però passa a considerazioni più audaci, che ci fanno vedere bene che il suo approccio alla questione era influenzato fortemente dall'interesse che nutriva per il mondo dell'occulto. Per esempio, per lui, gli UFO si muovevano lungo i meridiani perché utilizzavano qualche misteriosa energia della Terra. Anzi, aveva anche preparato un progetto di ufoscopio che avrebbe dovuto segnalare la prossimità di un disco volante. In realtà si trattava di un semplice misuratore di variazioni del campo magnetico. Poi
Secondo lui, in qualche modo i testimoni erano attratti telepaticamente dai piloti dei dischi volanti perché gli avvistatori rivolgevano lo sguardo al cielo proprio nel momento in cui un disco stava per passare. Tayat morì rapidamente nella primavera del 1959 a causa di un cancro. Oggi il suo archivio privato è conservato in una casa in Toscana e chi ha potuto consultarlo ha capito ancora meglio come quelle tre cose, arte, occulto, ufologia, in lui andavano davvero a braccetto. Mi sembra che questa sia stata una puntata di Strane Storie un po' diversa dal solito. Tante volte vi ho raccontato fatti in apparenza inspiegabili che poi, osservati con la lente della razionalità, alla fine si spiegavano o che perlomeno lasciavano molto perplessi. A volte è stato persino necessario far vedere quante convinzioni infondate che circolano e che hanno avuto successo nella storia hanno provocato dei veri e propri guai sotto vari profili. Oggi invece in un certo senso abbiamo gettato un altro sguardo sul vasto mondo del pensiero esoterico, un pensiero che può inventare universi interessanti e affascinanti, ma anche generare vera e propria bellezza, come sia pure in modo sommario abbiamo visto. Insomma, è lecito pensare che noi, uomini e donne tutti quanti, siamo effettivamente macchine perfette per creare miti. A volte è lecito preoccuparsi di questa capacità, ma in altre occasioni, dopo aver spiegato con cura da dove questi miti sono sbucati fuori, si può godere di ciò che l'animo umano è in grado di generare. Pitture e colori meravigliosi che ci mostrano mondi che con ogni probabilità non esistono, ma che non per questo cessano di trasmetterci stupore e piacere. Io vi ringrazio per essere stati con me, ringrazio i naviganti che ci aiutano a realizzare questo e tutti i contenuti che condivido gratuitamente qui sul mio canale e sugli altri miei social. E lo fanno sbarcando sulla mia isola del mistero, la mia pagina Patreon. Venite anche voi, davvero è sufficiente l'equivalente di un caffè, di un gelato, di una pizza, di quello che vi pare, ma in questo modo avrete la consapevolezza di dare un contributo concreto alla realizzazione di tutti i nostri progetti. Parteciperete alle scelte strategiche, vi confronterete con me anche nella chat su Telegram, che è riservata ai naviganti, e allo stesso tempo avrete accesso a centinaia di contenuti esclusivi, video inediti, bloopers ed errori che faccio, ahimè, durante le riprese, dietro le quinte del mio lavoro, le anticipazioni, il recupero di interventi televisivi miei, di Randy o di altri che ormai sono introvabili, i trucchi svelati, molto molto altro. In coda a questo episodio potete leggere i nomi di alcuni dei naviganti che ci aiutano a realizzare strane storie. Chi lo sa, magari presto potrebbe esserci anche il vostro nome. Bene, per ora noi ci fermiamo qui, ma ci rivediamo venerdì prossimo, sempre alle 13:30, con un nuovo straordinario episodio di Strane Storie. A presto. Lo sa, anche mio zio Giacobbe è stato un grande pittore. L'inevitabile zio. Davvero? È stato un grande pittore? Sì, ma la critica non lo capiva, era troppo avanti. In che senso? Beh, se doveva fare il ritratto di una pecora, lui dipingeva un maglione. Un maglione? Sa, era un futurista.